Welcome back on GT Academy. Ciao Mirko. Ciao Rick. Stavo ripassando un riff. Stavi facendo il tuo dovere da maestro. Bravo. Quest'oggi parleremo di un nuovo pedale della Boss, il DA2 Adaptive Distortion, un nome che è uno scioglilingua. Se avete bevuto, è la prova di sobrietà. Se avete bevuto, provate a dire Adaptive Distortion. Esatto, Adaptive Distortion. Oppure DA2. Però ecco, già dal nome si capisce che è un distorsore. Sì, proprio, un distorsore che va a completare il trittico mitico Terra Echo Multi Overton e appunto Adaptive Distortion con la tecnologia MDP, Multi Dynamic Processing, un altro scioglilingua che però permette alla nostra chitarra di entrare dentro un pedale ed uscire ed avere un suono che esce invariato. Quindi grazie a tutti i processori che i nostri amici della Boss hanno studiato, riusciamo a non avere perdita di segnale ed avere una sonorità veramente fedele all'originale. Esatto, che sono poi i tre pedali che Roland ci ha mandato per testarglieli in forma ufficiale. Yeah. Adaptive Distortion, già il nome stesso ci dice cosa è in grado di fare questo pedale: di adattarsi al nostro tocco e soprattutto di essere un pedale che funziona bene sia sulla parte bassa del manico che su quella acuta. Certe volte abbiamo dei pedali che sono molto adatti per la ritmica, però quando andiamo a fare soli sono un po' carenti, oppure viceversa, facciamo dei soli belli pompati e poi andiamo a fare la ritmica e abbiamo poca definizione. Grazie all'Adaptive Distortion non abbiamo più questo problema. Perché? Perché è un pedale che, oltre al controllo di tono che fino ad ora siamo abituati ad avere, ha anche i bassi e gli acuti che ci permettono di, anche per i più pignoli, di regolare... Esatto, creare la giusta equalizzazione. Bravo, tra bassi e acuti. Quindi se abbiamo un suono che ha bisogno più di bassi, basta girare la monopolina dei bassi. Bene, andiamo subito a vederlo nello specifico con questi quattro V-meter. Allora, il primo vedo che è un level, quindi un volume. Un volume, semplicissimo. Un volume, perfetto. Non lo tocchiamo perché l'abbiamo cablato sì, sì. E quindi comunque è un volume da 0 a 100. Fidatevi. Ok, perfetto. Poi abbiamo subito il low, quindi andiamo a lavorare sui bassi. Niente, bassi. Okay. Abbiamo gli height, quindi gli alti. Okay. E poi abbiamo a distortion, vedo. Ok, a dist vuol dire adaptive distortion, quindi quanto gain diamo. Allora, il bello di questo pedale è che se suonate blues va bene, se suonate jazz va bene, se suonate pop va bene, se suonate metal va bene. Insomma, ve lo faccio sentire. Esatto. Parto con un bluesettaccio. Facciamo dai. Questo giochino che abbiamo provato prima stavamo testando questo pedale per, insomma, per capire un po' le funzioni. Allora, partiamo con a dist a zero praticamente. Un altro pedale straversatile che Boss ha tirato fuori con i suoi ingegneri. Anche questo veramente molto molto interessante. Bellissimo. Io insieme al pedale venderei anche Mirko che te lo regola mentre suoni, perché è la cosa essenziale. Vorrei un piccolo particolare: che se sentite bene, io ho una Stratocaster standard, mettendo il gain a palla riesco a ottenere degli armonici artificiali, come se avessi una chitarra con gli humbucker. Quindi riesco a tirare fuori un po' anche le palle. Ho finito i tasti. Bene, mi spiace solo che ti mancano i capelli e non puoi pogare. Dai, beh, mi spiace anche a me. Bene, noi vi salutiamo, vi ringraziamo e se volete commentate, dateci le vostre così impressioni a caldo scrivendo un vostro commento sia su YouTube oppure anche sulla pagina di Google+, sulla quale adesso insomma stiamo andando veramente molto forte. Ringraziamo chiaramente tutti voi, scusate, perché è vostro chiaramente il merito, noi senza di voi non potremmo esistere.
e senza ovviamente il nostro grande maestro Nicco, che senza la chitarra, senza quindi la catena, è come la catena alimentare, parte tutto dalla musica e da lì. Bravo. Va bene, noi come al solito chiudiamo nel modo unico che conosciamo, e cioè patata rock.